senza questa proposta politica, senza i noi moderati, il centrodestra sarebbe stato più povero. E siccome noi la sfida la faremo nel proporzionale, perché la politica vince la sfida sul proporzionale, mi fa piacere che oggi, senza aver neanche presentato la lista, uno studio EMG Masia, ho visto su Libero che ha dato già il 3,5% a questa proposta. Non ci illudiamo, ma credo che sia un buon segnale che forse abbiamo fatto la cosa più giusta, non solo per noi, ma per quei milioni di elettori che vogliono rappresentanza. Quindi ringrazio Giorgia Meloni e tra l'altro, concludo, ci piacerebbe fare, proprio per la nostra caratteristica, una campagna elettorale che ci si confronti nel merito delle proposte, che non descriva mostri che non esistono. Non esiste il problema del fascismo nel nostro paese, non esiste definire un mostro Giorgia Meloni, prima era Berlusconi, poi era Salvini, adesso è Giorgia Meloni. Ognuno, se verrà votato dai cittadini, ha il diritto e il dovere di governare il paese. E attaccare oggi Giorgia Meloni sotto questo aspetto è discreditare la democrazia nel nostro paese anche a livello internazionale. Noi faremo la nostra battaglia, chiediamo di votare noi moderati proprio per questo motivo, però credo che questo sia il lavoro che facciamo insieme. Sono già troppo lungo.